Buonasera, benvenuti. L'anno che verrà a partire da oggi, ma io mi sono corredato del 2014 che è andato via e del 2015 anche di un barman che è Steven. Ma non è previsto il vostro ingresso ora, qui c'è scritto. Dammi questa spalla. Perfetto. Strappa. No, strappa. Strappiamo. In diretta. Strappa. In 30 anni in televisione non è mai successo. Mi hanno strappato la scaletta in diretta. Da questo momento in poi senza scaletta. Va bene così. Ti avevo già detto che una scaletta non poteva essere. Intanto buon anno, buon 2015. Buon anno. Grazie. Questi sono due miei amici che sono venuti a. Amici. Sì. Una parola. Amici compagni di merenda. Ma quella è una cosa. Quello non lo so, ma amici. Un po' di meno. Amici. Va bene. Io intanto vi presento il 2014 che è andato che va via. Ma noi ce la teniamo, insomma, almeno per che oggi. È già arrivata. È il 2015 che è già arrivato. Speriamo ci porti fortuna. Abbiamo anche il bar, ma vi posso offrire qualcosa? Insomma. Sì, beviamo qualcosa. Bevete qualcosa? Una cosa alcolica al punto giusto. Sì. Non era pronto. Intanto, senza ghiaccio, però va bene senza ghiaccio. No, senza ghiaccio, come bevi senza liscio, ghiaccio? Ma no, senza ghiaccio, non dai. Fa molto caldo veramente. No, senza ghiaccio. Magnifica vodka. No, perché non andiamo verso il pianoforte tutti insieme? Visto che voi siete anche cantanti, mi hanno detto che Filippo è cantante. Sì, il ma se mi dà le parole il maestro, sì. Il direttore suona, Filippo canta e... Io niente. No, Arcangelo ha un passato da percussionista. Quindi potrai suonare sul piano. Esatto. No, Arcangelo suona pure voi. Apriamola questa trasmissione, direttore, con l'anno che verrà, insomma, un segno di augurio per i nostri telespettatori. Yes. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno rito. E ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. Attenzione, si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza troppi disturbi, qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi o i cretini di ogni età. L'anno che sta arrivando fra un anno passerà. Io mi sto preparando e questa la novità. Praticamente potevo cambiare mestiere. Caro direttore, prossimo anno lei può concepire un varietà con Filippo. Sì, praticamente potevo cambiare mestiere. Assolutamente sì. Allora, sono portati anche degli ospiti, devi sapere. Non sono venuti da soli. Quindi siete attrezzati. Ma voi devi vedere che tipo di ospiti. Che ospiti? Che ospite Arcangelo, fai gli onori di casa, Arcangelo, prego. Qualcuno c'è già. Allora, il professore Giancarlo Costabile, dell'Unica. Amico Pischi. Sì, sì. Che insomma è il Com'è vestito? Diciamo com'è che non è vestito com'è per festeggiare l'anno. Com'è vestito, Filippo? È così, è un radical... Lo posso dire? No, sì, sì, dico. No, questo non si può dire. No. Da radical sportivo, chic, no. Diciamo che è sportivo. Casual. È vestito bene? Da radical un chic. Un casual popolare. Casual popolare, che è un nuovo termine che ha coniato lui. La professoressa Simonetta Costanzo, che è una nostra amica, che è elegantissima come sempre. La classe non è altro. Un imprenditore, avete qualche domanda già per la professoressa? No, continuo. No, continuo, io mi sto improvvisando. Predatore Sergio Mazzuca, un imprenditore che
ci racconterà come si può essere imprenditori e non lagnarsi, perché stiamo sentendo sempre questi imprenditori che dicono ah, le cose non vanno, che disastro. No, lui ci racconterà una storia felice dell'imprenditoria in questo periodo difficile. Francesco Bruno, criminologo di fama internazionale, nostro ospite stasera, docente universitario, col quale parleremo di un sacco di cose. Me la sto cavando veramente bene, o no? Ma siccome io so che ma voi... Poi ce ne sono altri. Poi ci sono quelli che sono miei ospiti personali. Poi è del direttore, abbiamo due ospiti straordinari. Ma... Voi andate con pane e politica, no? A proposito di pane e politica. 2014 segna l'ingresso di Matteo Renzi. Vediamo nel REVM e poi, insomma, vediamo cosa ne pensate. Sì, pane e politica riprende, lo vediamo nel 2015, riprende. Vediamoci questo REVM di Matteo Renzi. Se non vorrebbe fare Presidente del Consiglio... Passando dalle elezioni, non passando dagli inciuci di palazzo. Passando dalle elezioni. Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il segretario nazionale del Partito Democratico, dottor Matteo Renzi, al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Ho accettato, come sapete, con riserva, con la responsabilità e anche il senso della importanza e rilevanza di questa sfida. Ho ringraziato il Presidente della Repubblica e gli ho assicurato che metterò in questa difficile situazione tutto l'impegno e l'energia di cui sarò e saremo capaci. Non vorrebbe fare Presidente del Consiglio? Passando dalle elezioni. Non passando dagli inciuci di palazzo, passando dalle elezioni. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Grazie. Una signora scherzando fino a un certo punto, forse voleva farmi un complimento, ieri fuori dalla messa mi ha detto, certo se tu fai il Presidente del Consiglio te lo può fare veramente chiunque, lei probabilmente voleva essere carina, non le è venuto granché bene, o forse è la verità. Noi abbiamo una sola occasione, è questa. E noi vi diciamo, guardandovi negli occhi, che se dovessimo perdere, non cercheremmo alibi. Se perderemo questa sfida, la colpa sarà soltanto mia. Gnafa. E intanto è passato un anno, perché esattamente gennaio 2014, ora siamo a gennaio 2015, è passato un anno e l'andamento è lento e ondeggiante, direi. Ondeggiante. Sì. Confuso, no? Arcangelo, secondo te? Beh, secondo me, insomma, è in difficoltà adesso, dopo il periodo di grande amore che segue a queste unioni tra il popolo italiano e i politici di riferimento, insomma qualcosa sta cambiando e non in positivo. Io credo che Matteo Renzi avrà un anno difficile, il 2015 sarà un anno difficile. Andremo alle elezioni secondo te? No, alle elezioni non ci andremo, però c'è una scadenza internazionale che è fondamentale, che sono le elezioni in Grecia, che sembra una cosa lontana da noi mentre è assai vicina a noi. Le elezioni in Grecia, se dovessero confermare tutte le tendenze e i sondaggi, adesso cantiamo di nuovo, non è possibile. No, l'anno che verrà per l'anno re. L'anno che verrà per re. Ma se cantiamo di nuovo per l'anno re, che verrà cantiamo per di re. Nuovo, cantiamo perché di molto nuovo. Bravo lui. Francesco, vieni a tenerlo tu questo, perché è indisciplinato. Le elezioni... No, è carino, mi viene in mente una trasmissione degli anni 60, si chiamava 1-2-3. No, 1-2-3, è bellissima, è anche in scala. Sì, ma la ricordo. Dovuto, insomma... state bene insieme. Noi che abbiamo ci una sarà un programma con tutti e tre, visto che dobbiamo parlare anche del nostro. Arcangelo fa una trasmissione sua. Voi siete Andrina, e io ho questa croce per questa me. Croce che si porta addosso. Riprenderemo pane e politica, lo dico perché tu hai introdotto giustamente il 2015 con la politica, l'anno di Renzi, l'anno delle elezioni regionali, l'anno del cambiamento da Scopellita ad Oliverio. Noi abbiamo scopri tutto, noi abbiamo ma noi quanto tempo abbiamo condotto? Ma dobbiamo arrivare. Ma quanto ancora tempo abbiamo condotto? Sei mesi abbiamo fatto, non so, c'è Giampaolo là forse se lo ricorda. Manca qualche selvaggino di quelli che abbiamo. Ma al di là della diplomazia televisiva che ha bisogno di, ma cosa ne pensate di Renzi? Filippo, tu? È una novità, è sicuramente una novità nel panorama politico italiano, che era paludatissimo
abituato ad altre figure. Però ha ragione Arcangelo, poi bisogna vedere i risultati. Ma quindi punti una fish per questo 2015 su Renzi? Una sì. Se mi dici due non lo so. Direttore, tu? Io la penso allo stesso modo, una novità. Entra a gamba tesa, qualcosa ha cambiato, insomma. Arcangelo non è d'accordo. Lui non è d'accordo. Era partito con tanta aspettativa. Ma secondo te le cose in questo paese possono cambiare dalla sera alla mattina? Tutta la politica, la rete di rapporti, insomma non è facile. No. È un'operazione difficilissima, complessa, che richiede il coinvolgimento di tutte le forze politiche. È un po' quel tentativo che venne fatto in Francia, ma da domani da Jean Brusui. Quello è stato il momento più... Chi è questo Jean Brusui? Avete dato questa serie. C'è una grande novità questo Jean Brusui. L'astro nascente della politica. Jean Brusui. È l'astro nascente della politica. Lo conosci? Non lo conosco, ma solo lui le conosce. Ce l'hai una foto che glielo facciamo vedere. Intanto pare che è arrivato il ghiaccio, ragazzi. È arrivato il ghiaccio. Facciamo, ma mi capita di stare insieme a tre grandi, un selfie per lo posto su Facebook. Facciamo ma non abbiamo telefono, me le fatti lasciare in telefono. Abbiamo un paio d'ore di vivere insieme, lo faremo. E quando saremo un altro momento tutte e quattro. Io porto loro a bere qualcosa. Sì, lasciamo, a bere qualcosa. Sì. Il tasso alcolico aumenta anche la follia. Lasciamo Francesco. Voi andate al bar che io chiamo qui vicino a me al pianoforte, Giorgia Mollo. Ci incrociamo. Ciao Giorgia, come stai? Sto bene, tu? Bene, aspetta che recupero anche un gelato, mi date un gelato? Eccolo qua, prego, grazie, eccolo qua. Salve, buonasera. Opla. Allora, come stai? Giorgia, quindi aspetta un po'. Noi ci mettiamo da questa parte. E guardiamo lì, sì, le camere. Sì. Senti Giorgia. Sta per no, è già partito insomma, no? Sì. Un po' di giorni fa e quindi sta per diventare anche una hit, stavo dicendo. Mi sono spinto un po' più in là, certo, sì. Il tuo primo singolo è, sì, che è frutto di un lavoro che va avanti da un paio d'anni, no? Sì, tu vivi in Inghilterra, esatto. Parlaci di questo album, si chiama? L'album dovrebbe chiamarsi You Can't Pretend Anymore, che vuol dire tu non puoi mentire più in sostanza, perché l'album in generale gira intorno ad un concept che è appunto quello di non voler a tutti i costi mostrare quello che non si è praticamente. Quindi ho scritto queste canzoni pensando proprio alla voglia di raccontare alle persone quello che siamo, quello che io sono realmente, quindi è un messaggio che in qualche modo comunico alle persone che ascolteranno poi queste canzoni. Da chi è prodotto l'album? Da Fabio Massimo Colasanti, che è un grandissimo produttore, lo so che è grande. Che ha prodotto Renato Zero. No, Renato Zero ha prodotto Pino Daniele, Grignani, certo. Simple Minds, ha lavorato con i Simple Minds, con Eric Clapton, anche con i Fan in Inghilterra, con Giorgia nel 96, insomma, voglio dire, ha lavorato con diversi artisti adesso. Da insomma. Chi è arrangiato l'album? Lui è l'arrangiatore. Da Philip Spalding anche? Anche, lui è compositore insieme a me, sia per quanto riguarda la produzione dei testi che per quanto riguarda la produzione della musica. Io sono cantautrice, come tu ben sai. Tu ormai vivi in Inghilterra. Vivo in Inghilterra da, sì, da 4 anni adesso. Te lo, sì, fai sentire in anteprima? You Can Pretend? Sì, in anteprima non proprio però, perché l'abbiamo cantata anche a Madamare. Sì. Anteprima televisiva, sì. Sì, assolutamente. You Can Pretend? Anymore. Giorgia, sì, Mollo.
Grazie. A presto, ci vediamo a Modamare, 20ª edizione. Okay. Ciao. Voi state bevendo, insomma. Ma stavamo pure ascoltando, no? Per me non c'è niente. Ma non è colpa nostra. Fate sempre tutto interesse. Vabbè. Sai che è un acrobata? No, lui. Un vero acrobata. Al circo? No. Pensa fosse un acrobata, un barman. No. Come si chiama il barman, quello che fa le acrobazie? Flair, in realtà. Flair bartender. Benissimo. Poi ci fai vedere qualcosa, insomma. Direttore, lei aveva bisogno di un gelato per il professore. Deve sentire il professore Bruno. Professore, prego. Sì, noi approfittiamo della presenza di Francesco Bruno per parlare di un caso che insomma ha chiuso tragicamente quest'anno, il 2014, il caso della mamma di Ragusa. Io le volevo chiedere intanto, così è una domanda che non si fa ad uno studioso, ma io la faccio perché penso di interpretare come dire, lo spirito della gente che ci sta guardando. Secondo lei, questa mamma di Ragusa ha davvero ammazzato suo figlio? È una prospettiva possibile? Non lo so. Dico non lo so perché ci sono molti elementi che in questo momento le forze dell'ordine presentano come delle illogicità nella ricostruzione che questa donna ha fatto. Io non sono in grado naturalmente da qui di valutarle, però mi sembrano ancora delle cose che dimostrano indubbiamente che questa persona non ha detto tutta la verità, non dice tutta la verità. Però da questo a dire che avrebbe assassinato il figlio è molto difficile, è un salto logico per ora che si può anche pensare, ma che per ora al momento ci possono anche essere delle situazioni diverse in cui questa madre o non ha ucciso il figlio, forse lo ha fatto senza nessuna coscienza, o forse nasconde qualcosa che è nascosto non solo da lei, ma un po' da tutto il paese. Mi viene in mente la storia di Anna Maria Franzoni, no? Cioè, che a un certo punto cancella dalla sua mente il delitto che ha commesso. Non è vero. La Franzoni era intanto in una situazione diversa, perché la Franzoni aveva tutta la famiglia accanto, che la giudicava assolutamente innocente, e tutto il suo entourage di amiche e così via. E il giudizio principale che si era formato in quella famiglia non veniva dalla Franzoni stessa, ma veniva evidentemente da qualcun altro che l'aveva ben organizzato. In più la Franzoni non era come la signora di Ragusa, che ha detto delle cose, dice delle cose, ma dove poi non ci sono prove, per ora ci sono solo indizi. Lì nel caso della Franzoni c'erano delle prove grandi quanto una casa, globali, che non consentivano questo bambino, era morto nel suo letto. E io credo che se un qualcuno muore nel mio letto, il primo che va in galera sono io, ci rimango. Non c'erano segni di effrazione sulle prove. Ecco. Sì. Non è d'accordo. Quindi tra marito e moglie. Come quelle, sai, dito, ma come hai visto quelle trasmissioni dove tutto accade? Allora, ci vuole professore, cedi un attimo il microfono. È un attimo solo, abbi un po' di pazienza. Vedi Filippo come si è posizionato. Vorrei chiedere una cosa al professore. Sì, un attimo, aspetta. Allora, io innanzitutto non sono d'accordo perché voglio stabilire una relazione conflittuale per il Capodanno. Ah, ecco. Ecco, così almeno iniziamo un 2015 diverso, con questi coniugi Bruno che finalmente non sono d'accordo. Allora no, io sono d'accordo sullo stato di incoscienza, non sono d'accordo. Perché se la signora avesse ucciso in uno stato di incoscienza, non avrebbe potuto poi gettare il bambino nel canale. Perché per poter gettare il bambino nel canale è necessario avere una lucidità. E poi la cosa che ancor di più tormenta
il mondo femminile e il mondo materno, è come si può gettare in un canale un bambino ancora vivo, e quindi come è possibile, su questo si interroga ancora la psichiatria, la neurologia e anche la criminologia, perdere completamente quello che noi chiamiamo il senso di commozione, che è fondamentale nella madre, e che veramente, se fosse stata lei, anch'io ho dei dubbi che sia stata lei, o meglio, lei copre qualcosa e non dice la verità, ma se fosse stata lei veramente ad uccidere, complice, se fosse stata lei con un complice, sì, appunto, se fosse stata lei ad uccidere questo bambino, allora è a rischio anche l'altro, perché sarebbe copre, è in carcere, soffre il carcere, manda lettere, si, attraverso il suo avvocato cerca di, no, evidentemente, di lanciare questi segnali di innocenza. Allora, coprire un altro, ma fino a che punto può coprire? No, in realtà lei copre se stessa. Ah, ecco. Ecco, copre se stessa, perché una verità possibile sarebbe peggiore del figlicidio. Vediamo. Questo è l'idea che mi sono fatta. Indipendentemente dal caso, ma a casa, quando siete a casa, parlate di questi casi, di questi eventi, o parlate di tutt'altro? Raramente, perché a casa insieme ci stiamo pochissimo e quindi ne parliamo per telefono, e allora per telefono è molto difficile discutere, diciamo un po', in realtà la pensiamo sempre allo stesso modo, quindi ci siamo adattati geneticamente. Bellissimo. Tu volevi dire qualcosa? Sì, volevo chiedere una cosa al di là delle, di queste, che poi non so te sopposte, insomma, che possono stare, stanno tranquillamente insieme, sì, secondo me stanno assieme tranquillamente. Ma professore, io a lei volevo chiedere, ma è possibile che ci sia una scissione così profonda fra, diciamo, l'eventuale commissione del fatto e poi negare così per tacimento? Chiedo scusa che Filippo, rifare la domanda perché si è sganciato il tuo microfono. Sì, credo di sì. Dico, è possibile, professore, che ci sia una scissione così profonda fra, diciamo che è stata lei, fra l'eventuale commissione del fatto e poi il negare in maniera ripetuta in tutte le sedi, sia giudiziarie che non, diciamo, incontrando parlamentare o altro? Beh, c'è da dire una cosa, che l'uomo, ci sono alcuni che sono killer, cioè uccidono perché è il loro mestiere in un certo senso, e questi ne uccidono tanti. E poi ci sono quelli che uccidono una persona sola, può capitare, in un ambito generale di problemi della vita può capitare che una persona uccida un'altra. Beh, io non ho mai visto nessuna persona di questo secondo tipo che ricordasse con precisione quello che aveva fatto. Lo cancella proprio. Lo cancella, e questo lo sanno bene. Ma siamo dinanzi a un caso di schizofrenia. Quindi, però, quando questo, è così. Questo cancellare, però attenzione, viene cancellato il fatto, ma non naturalmente tutto ciò che lo ha preparato, tutto ciò che lo ha seguito. È il fatto puro e semplice. La persona non ricorda, non si ricorda, non sa come ha fatto ad uccidere. Ricorda aver dato tante coltellate magari, ma non sa altro. Questa cosa è ancora più profonda quando naturalmente ci sono vincoli affettivi importanti, importantissimi, possono essere quelli fra una madre e un figlio. Quindi direi che nessuna madre ammette di aver ucciso il figlio, se non in casi in cui esiste una malattia psichiatrica grave, la schizofrenia, per cui la persona esclude che quello era il figlio e pensa che fosse un'espressione maligna di un demonio che volesse ucciderle. E allora dice: io ho ucciso questa persona, non il mio figlio, è chiaro? Quindi questo succede, direi, sempre. E non, però no, quando parlavamo noi di cancellare questa cosa, non intendevamo il momento, l'uccisione vera e propria, ma intendevamo quello che è il movente. Il movente è sempre presente, e anche se magari nelle malattie mentali può essere
nascosto dietro un movente più semplice in cui c'è la possibilità di dare la colpa ad altri. Però, ecco, di fatto il movente c'è sempre. Nel caso di Ragusa, per ora non c'è un movente. Io voglio un movente. Quando avrò un movente sarò in grado di decidere il livello di follia di questa persona, ammesso che ci sia, e quindi anche perché l'ha fatto. Ma è possibile un amore malato nei confronti del figlio? Cioè, tutto è possibile, ma dovremmo averne degli elementi. Qui gli elementi che io ho potuto seguire erano tutti a favore. Questa era una madre che non dava spazio a nessun tipo di pettegolezzo, e anche le professoresse eccetera dicevano che era abbastanza, non faceva tutto quello che facevano le madri in questi casi. Bene, ci dobbiamo fermare qualche minuto, linea la reclame, fra poco ancora l'anno che verrà con i nostri ospiti nella nostra casa. Ancora buon anno, buon 2015 a tutti. Buonasera, bentornati. L'anno che verrà, una puntata ricca di ospiti, di tante sorprese, tante particolarità. Mi hanno strappato la scaletta in apertura. Beh, andiamo così, insomma. A parte gli abiti che non ho avuto il piacere di presentare all'inizio, che era previsto, quindi sono il 2014, che è quello di Concita, un po' scuro l'anno che se ne va, no? Diamo questa possibilità di andarsene in maniera più in ombra al 2014, e di Cristina Cozzolino. Mentre in luce, quindi un abito più chiaro, il 2015 è quello di Noemi Moretti. Tutti e due gli abiti sono dell'Accademia New Style di Cosenza. Allora, invece la nostra stella è sempre presente nel programma Oggi è così, e oggi ci racconta quello che dicono gli astri per questo nuovo anno. Partiamo dall'Ariete. Dall'Ariete. Il 2015 rilancia il tema dell'amore, finalmente senza ombre, dubbi o scelte difficili. Saprai con sicurezza quello che va fatto e lo farai, con i piedi saldi a terra, ma lo sguardo in avanti verso la strada giusta. Il fuoco non brucia pericolosamente, ma illumina, riscalda, si alza come fiamma vitale, potente e rassicurante. Per tutto il 2015 camminerai sotto un cielo terso e splendente, animato dal più radioso entusiasmo. Bene, chiede l'Ariete qui, nessuno? Nessuno, quindi siamo andati male. Poi abbiamo il secondo è il Toro. È il Toro. C'è qualcuno sì. Del Toro? Ah, il professore Bruno, quindi vediamo come sarà il 2015 il professore Bruno. Finalmente termina l'opera di sfrondamento dei rami secchi, iniziata tempo fa con l'opposizione di Saturno. Ti sei liberato di ciò che ti andava stretto, in famiglia o al lavoro, hai dovuto rimboccarti le maniche e impegnarti. Ma i fatti ti danno ragione e Giove da agosto in poi ti stamperà un bel bacio in fronte. Sorridendo si riparte. Si riparte in questo 2015, professore. Terzo segno. Gemelli. Gemelli, Arcangelo, vediamo come sarà il 2015 di Arcangelo. Non può farti che piacere sapere che il 2015 sarà un anno movimentato. Molti pianeti di grossa taglia danzeranno intorno al tuo segno e quindi dovrai ballare. Ci saranno attese, contraddizioni, rotture di rapporti appesi a un filo. Insomma, dovrai impegnarti un po'. Ma grazie a Urano, amico, riuscirai a tenere bene il passo. Viva Urano, viva Urano. Il quarto e ultimo per questo blocco, per gli altri più tardi, cancro. Il cancro. Sì, cancro. Filippo è del cancro, benissimo. Solido e concreto, realista ed energico. Con calma taglierai traguardi professionali e sarai pronto per altre responsabilità. Infatti farai la nuova edizione di Pane e Politica. Questo è il tuo oroscopo eterno, diciamo, va. In amore Giove riaccende la passione e l'interesse, regalando morbide armonie. Avanzerai costantemente durante tutto l'anno, procedendo spedito senza indietreggiamenti e dubbi, con grazia e leggerezza. Questo è tutto quello che riguarda... Anche in amore, per tutti. Anche in amore. Anche in amore, sì. Bene, adesso ho due ospiti musicali straordinari. La canzone è stata scelta dal nostro direttore Atilio Sabato. Li presentiamo alla fine, intanto li ascoltiamo. Eccoli qua. Thank you.
chiedilo al vento che sverse il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla monca gelata che perse il suo gazebo, guarire la stagione andata all'ombra del lampione senza usì. Che cos'è l'amore? Chiedilo alla porta, alla guardarobiera nera, al suo romanzo rosa che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che inchina il capo all'ostro della settima polare. Ai, permette signorina, sono i re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ai, ai, ma s'appoggi pur volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Nato danzando sul naso del mondo, fortuna inventa la bellezza nell'abbraccio delle sue tante famiglie, madri e sorelle che si curano di lui. Ai, sguardi di sirene che riposano sugli angoli di casa sua, di casa sua. Questo ragazzo di 40 anni ha amato un uomo e poi una donna, mi racconta che ha passato un anno intero in un comune nello stato di Bahia, ed anche se da tempo è ritornato sarà sempre un figlio di Amasha, oh di Amasha. Ma dimmi se questa è o non è magia, samba, so danzo samba, va 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 vai, so danzo samba, so danzo samba, vai, so danzo samba, danzo samba, va 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 vai, so danzo samba, vai. Nati e Jolly, ci vediamo fra un po', ci risentiamo fra un po', faremo ancora ascoltare qualche cosa più tardi. Intanto Filippo, come stai? Bene, soprattutto dopo questo meraviglioso stacco musicale di due artisti che non conoscevo e che mi permettono di introdurre una cosa, cioè che noi in Calabria conosciamo secondo me troppo poco di quello che noi stessi facciamo. Io per esempio ovviamente non ero a conoscenza che esistevano due ragazzi calabresi così bravi nel produrre e nel fare musica, così come invece sappiamo, per questo l'abbiamo invitato qui questa sera, Sergio è il titolare della, possiamo dire, della gioielleria più, una delle gioiellerie più famose in Calabria, e non è aduso a fare lamentazione.
la gioielleria si chiama Scintilla, lo possiamo tranquillamente dire, perché altrimenti non sa di che cosa stiamo parlando. Tu sei un esempio di una imprenditoria positiva, cioè a dire di cercare di fare delle cose. Ti è costata tanta fatica, come hai fatto tu assieme ai tuoi collaboratori, ai tuoi familiari, che cosa avete fatto? Innanzitutto ringrazio per l'invito, gradevole, complimenti all'artista che si è espresso prima. E dici bene, la storia è molto lunga, quindi non voglio rubare molto tempo alla trasmissione che è così carina e così simpatica. La storia nasce 30 anni fa. 30 anni fa, per un puro caso, io e il mio attuale socio Santino, che saluto, abbiamo deciso insieme di partire ed è iniziata questa storia, è iniziato questo sogno. Oggi Scintille è presente sia a Cosenza che a Rente che a San Marco Argentano ed è presente nel mondo. Nel mondo perché da più di 2 anni si è creduto molto nel commercio elettronico, quindi vedi il connubio tra la tradizione e anche quello che sta avvenendo, sta accadendo, sempre più frequente, ormai si acquista online, quindi prima discutevo con alcuni amici anche giornalisti che solo nell'ultima settimana di antecedente al Natale abbiamo fatto più di 100 vendite in Nord America. Non sono tante, però vedi, se ti proponi, se ti innovi... E come vi siete fatti conoscere nel Nord America, dove pure insomma, le gioiellerie non mancano? Diciamo? No, tieni presente che in Nord America vivono circa 2 milioni di italiani, quindi se non di più, solo nel distretto di Toronto. E lì abbiamo fatto un'operazione di marketing, anche attraverso Teleuropa, e quindi è lì che abbiamo creduto fortemente, in quanto... Ripeto, c'è una grossa comunità calabrese e penso che chi è calabrese non se lo dimentica, chi è italiano non se lo dimentica e quindi ci ha dato una grossa mano questa nostra calabresità. Dicevo prima, naturalmente non è un gioco di squadra, oggi Scintille conta in 3 più 1 virtuale 4 punti vendita circa 60 operatori, è tutta... Siamo andati addirittura sul TG2 alcuni anni fa perché abbiamo fatto un concorso per assumere 6 persone, perché crediamo molto nella meritocrazia, crediamo molto nei mezzi di comunicazione, crediamo molto nelle tradizioni della serietà, la cortesia, la gentilezza e poi facciamo tanta ricerca sia nell'innovazione, perché anche nel gioiello esiste l'innovazione. Oggi per esempio abbiamo un fenomeno che è un fenomeno mondiale, ma fino a alcuni anni fa non ci credeva nessuno, che è Pandora. Questa è un'azienda che in 3 anni ha fatto un successo enorme. Noi siamo stati i primi, siamo stati pionieri di questa griff e ci ha dato, come dire, tanta risposta in questo ultimo periodo. Quindi Scintille è fatta di uomini che credono nel lavoro, senza lamentarsi, di donne. No, assolutamente, perché lamentarsi, a parte che purtroppo viviamo già una quotidianità che c'è troppa televisione, troppi giornali, troppa gente che piange, quindi secondo me questa rotta non ci porta da nessuna parte. Io volevo lanciare un messaggio ai giovani, io credo molto nei giovani, infatti l'azienda ha un'età media di 40 anni, quindi il più vecchio sono io. Quindi i giovani, è un appello che faccio ai giovani, non cercate scorciatoie, credete in voi stessi e alla fine io vengo da una famiglia normale, da una famiglia di operai. 30 anni fa ci ho creduto nella mia scommessa, io alcune volte invito degli amici a casa mia, no? Io 30 anni fa, come tutti i coetanei, vivevamo un sogno, il sogno di Happy Days, dove c'erano queste famiglie americane che davanti all'uscio avevano quest'albero di Natale bello, bellissimo. Io ci sono riuscito e quindi stimolo tutti i ragazzi di oggi, tutti i giovani a credere nelle proprie forze e, come dicevo prima, abbandonare le scorciatoie, non credere nelle scorciatoie, perché scorciatoie non portano da nessuna parte. Simonetta, prendi il microfono. Dimmi. Di che parliamo?
non so, possiamo parlare, no, di tante cose. Voglio fare io una domanda. Senti, sì, gli inizi sono sempre carichi di entusiasmo, buoni propositi e di aspettative. Si chiude un anno, se ne apre un altro. E noi ogni tanto siamo portati a fare un bilancio di quello che è stato, per esempio, questo quest'anno che ci portiamo dietro, che ci lasciamo alle spalle. Il 2015, ora, leggerlo con gli occhi della crisi, della situazione difficile che si sono venuti a creare, mette della depressione, parliamoci chiaramente. Il 2015 deve essere però un anno dell'entusiasmo, della vigoria, della voglia di fare, no? L'individuo, quanto scatta questo meccanismo, è foriero sempre di cose positive, di imprese importanti, no? Di successi raggiunti, di traguardi, di obiettivi centrati. Secondo te, una persona che magari si trova in una condizione di difficoltà, che non ha il lavoro, che il lavoro l'ha perso, che vede la sua vita piena di ostacoli, no? Che cosa, come può evitare di finire nel tunnel della malinconia, non diciamo depressione? Attilio, la domanda è molto intelligente e la risposta è alquanto difficile. Arcangelo, no, grazie, grazie, finalmente, finalmente questo tocco. Nessuno ci ha pensato, neanche il padrone di casa. Neanche mio marito. Ma neanche tu, neanche mio marito. Neanche mio marito, capisci, cosa, perché poi dopo... Neanche tuo marito. Non sono arrivato in tempo perché sto portando da bere gli assetati. Finalmente Francesco è arrivato. No, questo è Arcangelo. È stato Arcangelo. Arcangelo. Ma io stavo rispondendo alla domanda difficilissima che mi ha fatto Attilio. Risposta. Filippo è già al terzo cocktail. Parlerà in inglese. Allora, purtroppo, vi devo dire, e mi dispiace deludervi, che le festività sono sempre momenti di grande malinconia e di grande stress. Pertanto chi sta male psicologicamente, chi ha avuto problemi economici, chi vive lo stress sociale, familiare intendo comunicazione intrafamiliare difficile, con disagio, è una persona che durante le festività crolla. E infatti noi assistiamo a un maggior numero di reati durante weekend, feste, feste natalizie, feste pasquali, questo. Sì, sì, purtroppo, perché è un momento di riflessione, un momento di introspezione e quindi anche di introversione che favorisce nei soggetti chiaramente malati, perché dobbiamo sempre distinguere le persone più o meno equilibrate, io le chiamo normonevrotiche, e le persone che invece hanno delle patologie, depressioni gravi, endogene, psicosi. Vabbè, bipolare, queste cose qui. Patologia, e beh, questi poi commettono i reati, gravi, questo range e che hai... i suicidi. Nel range invece, diciamo, più o meno disturbo di personalità, normonevrosi, questo è il range della normalità. Sì, ma ho capito, ma lasciamo... E questo è il range di normalità, ecco, parliamo perché noi non dobbiamo considerarci normali, e neppure sani. Sì, ma è andata oltre, io parlavo, della malinconia, del momento di difficoltà, vi dico della comunque, speranza, come questo concetto cattolico della speranza, no? Dice, la speranza è sempre l'ultima a morire. Vi dico comunque che il 2014 è stato un anno veramente critico, speriamo nel 2015. I reati in aumento sono saranno i reati informatici, quindi state attenti a computer, cellulari, iPhone, iPad, Android, gli Android in particolare. Allora, attraverso il reato informatico si riuscirà a sapere tutto di tutti e anche a carpire le carte di credito. Dovete stare attentissimi, vi troverete ancora più senza una lira. A proposito di questo che dice Simonetta, che è un fatto molto serio e molto importante, tutti questi dati che vengono immessi attraverso internet vanno a finire
in una banca dati che poi vengono vendute all'asta. Ci sono aziende americane che si... Sono aziende americane, sì, veramente, sono d'accordo, che si contendono questo pacchetto di... Infatti, se tu vai e clicchi su alcuni siti, il giorno dopo tu trovi sulla tua email inviti ad acquistare, per esempio, se tu vai a visitare un sito in cui, non so, si producono dei cellulari di ultima generazione, il giorno dopo sulla tua email trovi offerta... Sì. Smartphone di ultima generazione, beh, è anche prezzo il modo scontato. Con cui si sviluppa l'e-commerce, è un'opportunità e pericolo allo stesso certo, tempo opportunità e tanto si passa prego, un secondo prego. Solo si passa dal controllo, perché dall'essere controllati alla truffa. No, io penso a quanto possa valere, Francesca, è un interrogativo serio, introduco proprio all'inizio di quest'anno, quanto possa valere detenere il controllo del flusso dei dati, delle corrispondenze, delle telefonate, delle email del professor Giancarlo Costabile. Immaginate quanto può essere venduta una roba del genere. Ma mi pare è così che... potente. Ma certo, hanno già battuto all'asta un po' di sue corrispondenze private. Però guarda, professore, in controtendenza come gira, la copertina del suo notes ha una cassetta di Stereo 7. Che quindi, meraviglia. Guarda, non ha facciamola vedere multimediale. È un uomo guardarla con la mobile, dove è Fabrizio? È sparito Fabrizio. No, è lì Fabrizio. Stava bevendo Fabrizio. No, Fabrizio stava bevendo Fabrizio, no. Inquadriamo quella copertina che ha una cassetta di Stereo 7 tipica degli anni 70-80, insomma. Eccola lì, adesso gli facciamo un bel primo piano, questa agendina dove ora recuperare. Giancarlo, a proposito di cose, Francesco, a proposito di cose importanti che vengono in Calabria, abbiamo un imprenditore che insomma ci dice attenzione, non è solo crisi, siamo in grado di fare altro, bisogna impegnarsi. Un imprenditore tra l'altro che è sul territorio, come dire, anche rivenditore dei gioielli di un grande maestro calabrese che è Gerardo Sacco, che è un'altra grande personalità, no, della nostra Calabria. Abbiamo avuto due musicisti bravissimi che non conoscevamo, una cantante prima, tutti i calabresi fantasticamente ci hanno coinvolto, ci hanno dimostrato che la nostra regione produce cose buone. Giancarlo si è inventato una cosa che è unica in Italia, in università, che è pedagogia della resistenza, che è R-esistenza, che è un esperimento universitario riuscitissimo con centinaia e centinaia di studenti e poi personalità di tutto il mondo della cultura, diciamo, italiana, dalla magistratura, delle istituzioni che vengono in Calabria per stare insieme a loro. Ne vogliamo parlare, insomma, come ti è venuta questa pedagogia della resistenza, R-esistenza? Allora, mi è venuta pensando a ciò che non c'è in Calabria e non c'è nel Mezzogiorno d'Italia, e diventa anche il mio auspicio per l'anno che verrà, il lavoro. Una società compiutamente la speranza, e pedagogia della resistenza, che è nata come provocazione, si avvia a diventare un progetto di speranza attraverso il cambiamento sociale. C'è una frase di Pino Aprile che io ripeto sempre e quindi anche in questa occasione, che dice che traccia, se vogliamo, il solco della nostra azione. Sud è chi viene messo nella condizione di non essere e poi è rimproverato per non essere. Pedagogia della resistenza si pone un obiettivo ambizioso, però concreto, è quello di costruire una società postcoloniale, perché al Mezzogiorno ancora siamo imprigionati in un'organizzazione del lavoro, in un'organizzazione culturale sostanzialmente coloniale. Le università meridionali queste cose devono cominciare a dirle. E anche, come dire, al di là della seriosità giusta per parlare di questo argomento, credo sia anche un esperimento simpatico questo, nel senso che con gli studenti poi si fermano a cena, a pranzo, questi grandi personaggi. Io so che tu sei pure un po' goliardico, insomma, questo aspetto molto serio, insomma, un po' di goliardia ci vuole, un po' d'allegria per affrontare questa Italia postcoloniale che tu immagini. Noi abbiamo recentemente fondato insieme l'Accademia del Forte Pagliamento, che andrebbe insomma citata in un contesto insomma del genere, perché è un augurio
insomma anche per prendere la vita da una prospettiva giusta, non è solo impegno, fatica, ma è anche insomma sano divertimento. Prima di chiudere... Ci sono esami di forte parliamento. Sì, sì, prima di chiudere con mandare la pubblicità, perché vedo Francesco... Sempre pubblicità mandi in onda tu. Ma guarda dove è il conduttore, cioè, guarda dove... ho capito. Dai il microfono un attimo a Simonetta. Sì, volevo dire che prendere, la pubblicità sì, è vita. Ma per noi, sì. Prendere la vita con leggerezza aiuta o è un modo di dire? È un modo di dire. La pubblicità. Buonasera, bentornati, l'anno che verrà con una serie di ospiti e poi mi piace questa co-conduzione con Attilio Sabato, ma non solo, insieme a me c'è Filippo, c'è Arcangelo, insomma siamo in tanti, poi da quella parte sono le belle donne e ho qui un ospite straordinario, ho il piacere di avere Steve Biondi. Ciao a tutti, grazie a Francesco. Steve, tu sei qui in Calabria per un tour e... il tuo nome, il tuo cognome famoso in tutto il mondo per il tuo fratellone Mario, no? Che poi sei uguale da un punto di vista fisico, no? Sì, dicevo prima che dovrei offendermi un po' perché ho 18 anni in meno, però sì, la mamma e papà ci hanno fatti proprio con lo stampino. Senti, ma poi io sentivo nelle prove, no? Perché non mi rendevo conto che... pensavo fosse una canzone di Mario, invece è una canzone... La canzone tua è straordinaria, insomma. Grazie. E quando lui ti presenta, io ho anche un video, quando lui ti presenta dice proprio questa cosa, no, non ci somigliamo per niente. Niente. Guardate il filmato quando Mario presenta Steve, guardate un po'. Non c'è. Benissimo. Intanto ti offro qualcosa, cosa ti faccio bere? Se chiedo un bicchiere d'acqua pare brutto, vero? Acqua no. Allora, siamo in Calabria, un goccio di amaro del capo, non c'è? Certo che c'è, vedi che abbiamo c'è. Tutto insomma è pronto anche il filmato, noi ci facciamo l'amaro del capo. Perfetto. Quindi anche il filmato, ecco qua. Ma... abbiamo fatto un esperimento quest'anno, un esperimento che si chiama Due o Giù, che dir si voglia, un disco, io pensavo non così particolare, perché fondamentalmente ho voluto celebrare tutti gli artisti che mi sono stati vicini in questi anni, cantanti, musicisti, e quindi appunto in questo album sono contenuti un po' tutti. E uno di questi artisti si chiama Stevie Biondi, ma non mi somiglia per niente. Mio fratello. Insieme ad Andrea Satovi Bertorelli, che è il mio carissimo amico, che una volta lo chiamavamo solo Andre, adesso si è messo anche Satomi, non si riesce più a chiamarlo, ci vuole una settimana per chiamarlo. Hanno scritto questa canzone bellissima e si chiama More Than You Could Ever Know. Dove eravate lì con Mario? Bella questa domanda, dirti la verità non me lo ricordo, no, nel senso che ho avuto la fortuna di... In Italia però? Sì, ho avuto la fortuna di calcare tanti palchi con Mario, quindi dirti la verità non ricordo, potremmo essere... No, è inutile, no. Che spari a caso, diciamo. Secondo me a Varese. Può darsi, può darsi, sì, può darsi. Eravate in un teatro a Varese. Allora, ascolta Steve... Tu hai cominciato da piccolo, perché in casa tua si respirava sempre, hai sempre respirato quest'aria,
Hai cominciato da piccolo, quindi la tua passione è diventata un lavoro. Sì. Hai cominciato in duo facendo i teatri e i locali notturni. Sì, 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 sì. Poi è diventato un trio. E piano, i tuoi piano. Musicisti, poi una parte dei tuoi musicisti sono andati a suonare con Mario. Sì, sì, sì. No, sei più che altro allora. Questa cosa? Devo essere sincero, no, geloso no. Allora, diciamo che c'è stato uno scambio, nel senso che il tastierista, questo Andrea Bertorelli Satomi, che ha scritto il brano con me, è un amico di vecchia data di mio fratello dagli anni 90, è il mio padrino di cresima e testimone di nozze, quindi proprio è un amico di famiglia, e lui, diciamo che ho fregato lui a Mario, mentre Mario mi ha fregato il chitarrista Michele Bianchi. No, non sono geloso, sono molto contento a dire la verità, perché prima di essere musicisti che sono con me sono amici, quindi quando ho visto che Michele è stato apprezzato dal mio fratello e che ha voluto insomma portarselo con sé in tour, è stato un gran piacere. Senti, tuo fratello Mario è considerato una delle star internazionali e di questo genere più apprezzati, più apprezzate sia dalla critica che dal pubblico, no? Sì. Questo cognome è un po' pesante da portare o ti fa comodo? Ma nessuna delle due, nel senso che io tendenzialmente cerco di evitare appunto di usarlo, di sfruttarlo, perché o meglio, è il mio cognome, è il cognome di nostro padre, il cognome d'arte di nostro padre, quindi ne vado molto fiero, però non mi piace approfittare di questo, e per questo sto facendo la mia gavetta con molta calma, con molta tranquillità, mi faccio le mie cose, voglio arrivare, spero di arrivare in alto, però possibilmente per conto mio, nel senso comunque con le mie forze, con le mie gambe e con la mia voce soprattutto. Parlaci dei tuoi progetti discografici. Progetti discografici, ancora a dire la verità, non ce ne sono, nel senso ho tante cose nel cassetto. Però ci sono molte canzoni qualcosa. Che hai scritto anche tu. Beh, ho scritto dei brani, sì, ma ancora non sono arrivati al pubblico, diciamo, a parte questo More Than You Could Ever Know, che ho scritto insomma a sei mani più che altro, con Andrea Satomi Bertorelli e Federico Simonazzi, con un altro collega. Sono tutti nel cassetto, sto aspettando la giusta maturazione del frutto, diciamo. E il tour 2014-2015? È in costruzione. Ho finito in bellezza questo 2014 con una serie di date qui in Calabria. Ho suonato a Rende per Natale Rende, ho suonato a Cosenza per le buone feste cosentino, ho suonato in un locale di Rende che si chiama La Pinta, e ho suonato anche in chiesa di San Nicola Saggio a Longobardi Marina. Il 30? Sì, 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 sì. E quindi insomma è l'inizio di una lunga collaborazione con tutti i musicisti calabresi, insomma è l'inizio di un tour che adesso stiamo sviluppando. Ringraziamo, salutiamo e diamo anche i nomi dei musicisti calabresi. Certamente, perché è importante anche nominarli. Allora, io al momento ho suonato con Enzo Stone alla batteria, con Fabio Guagliardi al piano, con Antonio Castrovillari alla chitarra, Rocco Riccelli alla tromba, Silvio, aiuto, lapsus, Ariotta al basso elettrico. Questa sera invece, il 30 sera invece abbiamo suonato con Virginio Aiello, grazie ai suggeritori dalla regia, Dato. Grazie. Con la memoria, lo dicevo anche prima Francesco, ho detto purtroppo quei nomi sono un po' negati. Senti, invece le parole della canzone te le ricordi? Quelle sì. Sì, quelle sì, l'ho cantata talmente tante volte che me la ricordo molto bene. Allora annunciala da solo. Il brano si chiama More Than You Could Ever Know, è stato scritto appunto da me con Andrea Satomi Bertorelli e Federico Simonazzi, dirige l'orchestra alla base, canto io. Bene. Stevie Biondi. Steve Biondi l'accompagna al pianoforte, eccolo qui. Con noi in esclusiva televisiva in Calabria, Steve Biondi. Stevie, grazie. Stevie. So high, live so low, love is searching for an
another possibility. Since we have no chances, I was blind, you were dead. Girl, I'm wondering, more than you could ever know. Girl, I want you more than you could ever know. You understand every breath, a common point of view. Darling, seems so tragic, the way we hurt each other. We tried and tried every day to face our bleeding hearts. We're both losing in the end. Someone said it's a crying game, and I was blind, you were dead. Girl, I'm wondering, more than you could ever know. Girl, I want you, I need you, I love you more than you could ever know. Grazie a Stevie Biondi. Grazie mille a voi, grazie a tutta la Calabria. Ciao, passo da questa parte, fra un po' do la linea agli ospiti con i nostri giornalisti per altri quattro segni. Siamo arrivati a Leone. A Leone, Saturno e Urano saranno la meravigliosa coppia. Chiede il Leone, Sergio, benissimo. Saturno e Urano saranno la meravigliosa coppia che promette successi invidiabili, permettendoti di fare un grande salto di qualità. Si aprono spiragli interessanti e si risolvono le contrapposizioni. Nel lavoro sei un uragano di idee, in amore un vortice di emozioni e fino ad agosto la buona sorte ti apre orizzonti. Nel lavoro sei un uragano di idee, ci sta bene, insomma abbiamo centrato questo. Vergine. Con la Vergine. Chi è della Vergine? Direttore di che segno è? Dalife in regione. Dalife della Vergine, benissimo. Vai. Che fermento nel tuo cielo, Nettuno e Saturno ti ostacolano, mentre Giove e Plutone ti difendono. In sintesi, avrai l'energia necessaria per cimentarti in nuove imprese e la lucidità per fare le scelte giuste sia sul lavoro che in amore. L'importante è non prendere decisioni affrettate e non lasciarsi condizionare dagli altri. Bilancia, sì. Ovvero io. Sì, anch'io. Anche tu. Sì. Rispetto allo scorso anno è tutto più facile, finalmente, più scorrevole. Buona parte del merito va al sestile di Giove, che fino ad agosto promette di rinsaldare il tuo equilibrio, coordinando realtà e desideri. Agirai con la convinzione che la strada intrapresa sia giusta, senza contorsionismi mentali o inutili esitazioni. Scorpione. Scorpione. Occorrerà autocontrollo e una visione lucida della realtà per rendere l'anno ricco di risultati tangibili.
Il sestile di Plutone sollecita la creatività e ti conferisce più potere, ma le geometrie celesti insistono sull'impegno e sul senso di responsabilità. Fino ad agosto, grazie ai tuoi sforzi, il successo non dovrebbe mancare. Simonetta Costanzo è dello Scorpione. Allora, l'altro giro, sennò finisce tutto subito. L'hai cacciato fuori. Abbiamo ancora un blocco. Parla di questo progetto, dai. Abbiamo ancora un blocco, quindi abbiamo ancora un'altra mezz'ora. Deve raccontare una cosa, Arcangelo. Da vivere. Arcangelo, cosa ci racconti? No, volevo interloquire con i nostri ospiti che sono qui in studio su un dato, no? I calabresi hanno, per via, secondo me, delle dominazioni sopportate, insomma, gli aragonesi, i castigliani, i francesi, i piemontesi, se vogliamo stare col professore Costabile. Ecco, ci hanno costretto a parlare in modo, virgolette, omertoso. Per esempio, tu chiami uno che sta da un'altra parte e gli com'è? Chiedi, dice, dove com'è? Sei? Pronto? Stai venendo? Non ti dice dov'è. Non so, o gli chiedi, per esempio, per telefono sempre, che stai facendo? Un'ambasciata, che vuol dire tutto e no, niente. Arcangelo, no? quando si incontrano due amici a Cosenza, piglio un pezzo di quella cosa che abbiamo scritto. Intanto non si chiamano per nome. Ciao, com'è? Nessuno sa nulla, non fuoriesce niente. Ci do a distei cassutta. Cassutta. Che significa qua sotto, 10 metri, un chilometro. E gli dice, ma perché poi la curiosità aumenta, no? Cioè, dice, ma a fare che cosa? Una masciata, bellissimo. Ed è chiusa la pratica. O per esempio alle mie parti, per andare dal Cosentino al Reggino, quando uno chiede di un altro, non dice hai visto Francesco, a chi duvidisti? Cioè, quindi hai visto quello, e che è un quello, come dire, indefinito. Ecco, io volevo chiedere a Francesco Bruno, al professore Bruno, ma è davvero forse frutto di queste dominazioni, della necessità di nascondere le cose, questi occupanti, questi che ci dominavano, forse frutto di questo? Il microfono di verità. Non è solo per quello, ma è perché fondamentalmente le persone che vivono in Calabria vivono in un territorio molto frastagliato, molto strano, alcuni in montagna, altri orograficamente. Orograficamente, geograficamente. E questo riduce i contatti ed è anche una delle cause per cui da noi ci esistono ancora dei poteri che sono poteri arcaici, ma che comunque esistono. Perché fino a qualche anno fa una persona, per esempio, che nasceva in montagna raramente vedeva il mare, capito? E allora che cosa succede? Che in questa situazione si ha paura, non solo degli altri, ma anche di noi stessi. E allora il parlare significa creare una relazione, e la relazione è pericolosa. C'era un mio amico che faceva cercava di convincere la gente a mettersi il telefono, parlo di diversi, molti anni fa, e andava nella piana di Gioia Tauro, no? E chiedeva, signor Rossi, e nessuno gli dava l'indirizzo di Rossi, nessuno, fino a che non ne poteva più, quindi ha pregato la compagnia di allora di non mandarlo più. Però un giorno, uno degli ultimi giorni che è andato, finalmente è andato in un bar e ha chiesto di questo signor Rossi, nessuno gli ha detto niente. Fino a che ha detto, dice, ma io come devo fare? Devo fare il telefono? Questo ho fatto la domanda a lui, ma non so dove diavolo abita, come fare per arrivare dove abita. Finalmente gli hanno detto quegli altri, dice, ha un telefono, sì, il telefono. Beh, allora il signor Rossi abita lì. Cioè il concetto è, se non so cosa vuoi, non ti consento di fare una relazione, perché questa relazione può essere pericolosa. E purtroppo, e questo lo devo dire, se a Roma un calabrese conosce un altro calabrese, e l'Andrangheta ha messo le mani sulla città. Stiamo attenti a questo, no? Perché è vero che noi portiamo in radice questi poteri criminali, tutte queste belle cose,
ma uno può essere amico di un altro, sapere dove abita e anche sapere qualcosa di più, per esempio che la moglie gli fa le corna, e questo non significa, non è per necessariamente quello. Aspetta, perché qui c'è una performance, professore Costabile. Sta pensando. No, è una performance, dobbiamo fare una... può alzarsi, può venire un attimo, prego. Facciamoli in primo piano perché deve fare una cosa... Fili, ti vedo un po'... Dopo tre cocktail... Dopo tre cocktail... Grazie a Dio che ancora non dormo. Dopo tre cocktail sei andato. Poi dobbiamo chiedere a Tino una cosa a Sergio, perché lui con i nomi, le parole, adesso, ci deve raccontare un fatto, è raccontato prima a me, prima della trasmissione. Adesso glielo facciamo una cosa. Sì, sì, poi arriviamo perché facciamo prima. No, è arrivato. No, è noi, aspetta, ti costringiamo a fare questa brutta figura perché non provi. Perché non sei arrivato preparato? Eccolo qua. Naturalmente devo motivarlo. Sì. Devo motivarlo. Guardate, fategli un primo piano per favore. No, è un pezzo di Tolkien interessante, bello, con cui fare gli auguri di buon anno agli studenti che seguono Pedagogia della Resistenza. È un pensiero per loro, è un invito a lottare, è un invito a non abbassare la guardia, è un invito a non inginocchiarsi. È un invito a resistere per stare al mondo in una maniera diversa. Allora, sentiamo Tolkien. Non tutto quel che oro brilla, negli erranti sono perduti, il vecchio che è forte non s'aggrinza, le radici profonde non gelano, dalle ceneri rinascerà un fuoco, l'ombra sprigionerà una scintilla, nuova sarà la lama ora rotta e re quel che è senza corona, sperando che il 2015 sia l'anno del popolo sovrano meridionale. Ma che bello, ma che bravo, ma che bravo, ma che bravo. Non mi posso alzare perché sennò poi dopo... Ma che bravo. Sergio, vai. No, era questo. Allora, Sergio, no, prima Simonetta. Ah, Simonetta. Sull'omertà. Allora, avete toccato un tasto. Tu sei omertoso. Allora, il concetto di segreto e di liberarci dal nostro segreto sta alla base della psicoanalisi e della psichiatria anche. Perché quando ancora il povero, chiaramente in senso allegorico, dottor Freud ancora non aveva utilizzato la sua tecnica per comprendere la psiche e spiegarla, i neurologi si cimentavano su ricerche, sperimentazioni, tra cui la famosa teoria del segreto patogeno. No? Sarò breve. Segreto patogeno significa segreto che determina patologia. E quindi avevano scoperto con il famoso caso di Achille, che non è Achille più veloce, ma un altro Achille, che liberando il paziente dal segreto patogeno, quel paziente poteva guarire, comunque migliorava. E da lì iniziò la cosiddetta terapia della parola, che è la psicoanalisi, qualsiasi tipo di psicoanalisi, chiaramente la psicoanalisi è il massimo, è la parola. È il massimo delle terapie. No, non perché io sia psicoanalista, perché voglio dire, attraverso l'utilizzazione della comunicazione verbale e non verbale si cura la gente. Allora, tornando a noi, cioè tornando in Calabria, in Sicilia, in Puglia, in Campania, lì dove nasce e si consolida e ogni giorno si conferma la mafia, perché giustamente, no, io lo chiedo al mio collega Giancarlo Costabile, noi sappiamo che la nostra terra, poi la mafia si allarga, se ne va da altre parti, no? Ma qui trova, specialmente in Calabria, proprio per quello che diceva il professor Francesco Bruno, il territorio geograficamente favorisce, no, questo. Allora, tornando a noi, premesso che parlare e spettegolare allunga la vita, queste sono ricerche, non è che io non sto inventando niente. È chiaro che lì dove c'è un segreto che continuamente è trattenuto
e che sta alla base della comunicazione, cioè io non parlo con te e proprio perché non parlo stabilisco una comunicazione che è la comunicazione mafiosa. E allora dietro questa comunicazione cosa c'è? C'è patologia? C'è impossibilità di liberarsi da qualcosa? C'è il terrore? Oppure c'è la paura? Io direi perché io direi la paura sta alla base sempre di tutte le manifestazioni nevrotiche. Patologiche, chiamiamole così, patologiche anche sociali, sociopatologiche. Vi mollo il microfono anche se non vorrei perché avrei tantissime cose da dire perché voi avete toccato un tasto a me caro, adesso il segreto. Adesso arriviamo. Glielo fate un primo piano a Filippo, per favore? No, Filippo, primo piano a Filippo, per favore, un primo piano a Filippo. Un primo piano a Filippo. Senti, capito, ma... Senti, un primo piano a Filippo, glielo fa... ecco, guarda. Ma qua ci sono stati cocktail strepitosi, ci sono stati. No, Sergio, raccontiamo questo, no, io voglio... Che succede? Faccio un altro esempio per riallacciarci al discorso che facevamo all'inizio, perché è frutto di un lavoro che avrà... Prego. Come no? Intervento, perché altrimenti ci tagliano tutto. Ma hai sentito Filippo cosa? C'è pubblicità di nuovo. Filippo, dire, vuoi un altro cocktail? No, Filippo. Ma c'è un altro blocco pubblicitario. Sì. E poi c'è l'ultima parte. Risentiamo pure la cantante. Certo, come no, alla fine. No, allora ci fermiamo solo qualche minuto fra un po' ai nostri ospiti e insieme ai nostri amici giornalisti, fra un po' ancora musica e tante altre cose ancora l'anno che verrà. Siamo a casa dell'anno che verrà, ma mi viene da dire siamo a casa di Oggi è Così, perché questo è lo studio di Oggi è Così e qui di solito c'è la redazione. Adesso questa è stata trasformata in un bar, questa redazione, dove c'è Steven. Oggi c'era Stevie, io dicevo Steve, mancava la parte finale, invece era Stevie e qui abbiamo Steven. Lui non si chiama Steve, no? Alessandro, quindi non ti chiami Stefano, perché Steven e Stefano insomma dovrebbe essere. Allora, tu sei questo hai questa scuola di freestyle. Sì. Che cosa significa? La scuola si chiama Bartender Soul, che è bartender in italiano significa barista, soul, anima, perché è un lavoro che se non ci metti l'anima non ti porta in tanti posti. E lui è un tuo allievo? No, lui è un istruttore, lavora con me, si occupa di... Ci fai vedere qualcosa nel frattempo? Certo. Faccio due domande a Steven. Ci dobbiamo spostare forse. Ci dobbiamo spostare, perché... ci mettiamo da questa parte. Magari mentre è qua. Dicevi, quando hai cominciato tu? Io prima sono nato in America da genitori italiani. All'età di 6 anni i miei genitori sono ritornati in Italia, dove sono cresciuto. E praticamente quando ritornavo in Italia mio padre comprò un bar. Di conseguenza ogni giorno dopo che... uscivo da scuola, dopo aver fatto i compiti, dovevo stare almeno un'ora al bar e poi potevo andare a giocare con i miei compagni. All'epoca non ero felice di questa cosa, però crescendo ho capito che comunque lo facevano per me, perché mi hanno educato al lavoro, costando di poi dandomi una professione tra le mani. Senti, tu hai questa scuola e inoltre gestisci anche dei locali, tra cui uno molto famoso è Stivo, che ha un grande successo, che si chiama Crazy Beach. Sì, Crazy Beach nasce nel 2001. In un periodo molto particolare della mia vita, mi ricordo che era ad Austin, in quel periodo mi chiamò mio fratello per dire vorrei fare un locale sulla spiaggia, ho già trovato il posto. All'epoca non gli dissi né sì e né no, l'ho risposto con due semplici parole: Crazy Beach, basta. Quindi la spiaggia dei pazzi. Sì, cioè. Sì. Ok. Allora, mentre lui continua a giocare, a me piace ricordare alcune cose importanti di questo 2014 che è passato, visto che da oggi siamo nel 2015. Molti artisti importanti hanno festeggiato gli 80 anni, tra cui Sofia Loren, BB, Brigitte Bardot, l'icona degli anni 60, e poi una coppia straordinaria della musica leggera italiana, ovvero Ornella Vanoni e Gino Paoli. Vediamo l'RVM di questa grande coppia della musica leggera italiana.
Bene, mi piace chiudere questo momento con una cosa molto particolare. Gino Paoli ha lanciato in un certo senso Mina, perché ha scritto per Mina Il cielo in una stanza, quindi l'ha portata nelle classifiche, nella zona alta della classifica, ma ha lanciato anche Ornella Vanoni, perché per lui ha scritto Senza fine, una delle più belle canzoni italiane. Che verrà nella zona degli ospiti, nel nostro salotto a Tiro Sabato. Vai. Che volevi dire, Arcangelo? No, volevo chiedere a Sergio, che finalmente parla Sergio. Gioca con le parole, no? Riceve tutti questi biglietti e ogni volta c'è un regalo, uno scrive qualcosa, uno ha l'opportunità di sbirciare, no? Tra le cose che un uomo scrive ad una donna, o che una donna scrive ad un uomo, che è una cosa molto, molto bella, molto romantica. E quindi in questo 2015, per questi regali che hai visto, insomma, cosa hai visto? Ottimismo in questi biglietti d'amore? Cosa hai letto nelle cose che ti sono passate per le mani? Sì, naturalmente, visto il momento, uno esagera più con le parole, no? Quindi si esagera molto con le parole e si diminuisce, magari si sminuisce il gioiello, e quindi magari si spende un pochettino in meno. No, l'anno, come dicevo, è stato abbastanza proficuo, sotto il punto di vista delle vendite siamo contenti e felici, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che il 2014 hanno reso grande la mia attività. Sì, noto alcune volte nel frattempo che tu fai la confezione, allora io osservo un attimino, perché la curiosità poi è anche donna, è anche uomo. Quindi allora dici là, fai là, guardi, osservi, e sono delle frasi veramente carine e ne fai anche tesoro, perché poi quando ti tocca a te fare un bigliettino magari copia. Allora mia moglie, che mi conosce bene, dice: ma queste non sono parole tue. Dico: guardi, sono parole mie. E ma quindi sopravvive il romanticismo, vuol dire, no? Sì, tanto, tanto. Stiamo tornando al romanticismo, che sì, bello. Sì, la cosa bella che mi ha colpito, caro Arcangelo, è la 23 dicembre erano le 8:30 del mattino, 9:15, è entrata una coppia di ultra ottantenni, ma così teneri, mano nella mano, sono saliti e hanno scelto, la signora si è scelto un anello con una passione e lui era lì vicino, credimi, con tanta tenerezza. Quello mi ha colpito molto. Un amore che durava. Ma me la fate fare una domanda allora, scusate. No, di. Adesso abbiamo sulla destra Sergio che ci dà una rappresentazione di un certo tipo. Io credo che sia così. Sul domanda d'Arcangelo che sopravvive il romanticismo. Poi invece abbiamo quell'altra rappresentazione sull'omertà, ma che Calabria è? Vabbè, ma vi faccio una domanda io a voi. Ah, ma ammazza. Grandi esperti. Arrivi a quadretto. Arrivi a quadretto. È una Calabria a righe, a quadretti. E prevalgono più le righe o prevalgono dipende, più i quadretti? Dipende, i periodi. Alcune volte prevalgono le righe, alcune volte i quadretti. Più le zone forse, no? No, no, è così. È uguale. È una regione così. A proposito di regione, chiusa Vera Scopelliti, si apre quella Oliverio. Si è già aperta. Si apre perché il consiglio regionale, voglio dire, non è riuscito a fare la prima seduta. Vabbè. Però, insomma, per problemi di virus.
lui è a Palazzo, come si chiama? A Palazzo Alemanni. Da... Sì, ho capito, però insomma, si è aperto una nave, l'abbiamo detto all'inizio di questa nostra conversazione. Che colore ha questo, questo inizio, secondo te? Che colore ha? Una giornata uggiosa. Grigio, c'era uno, non so chi me l'ha suggerito, il maestro forse dal piano, no? Sì. Grigio. Grigio. Perché? Perché questo pessimismo? No, non è pessimismo, grigio è un colore neutro. Vabbè, ma va verso il pessimismo. Il grigio è ansia. Vedi, non dovevi invitare il psicanalista, perché a questo punto sì. Siamo tutti psicanalizzati. Io dico grigio per dire qualcosa, non lo so, grigio per dire che non è né bianco né nero, aspettiamo, perché come dici tu dobbiamo aspettare, perché ancora non sappiamo come, che strade prende. Dare un giudizio però ora... dei primi così sensori. Scusate, penso forse che sia stato più un atto scaramantico rinviare la prima seduta del 2015. Cioè, dici, chiudiamo questa parentesi del 2014 talmente triste, ma per lui non no, è stata triste, ha vinto le elezioni, quindi però, tanto chiudiamo questa parentesi 2014 e si inizia col 2015 con una... Però è bella questo, questa cosa in Calabria, eletti nel 2014 si inseriscono nel 2015. Eletti nel 2014 si inseriscono le feste. Invece il grigio, no, il grigio ansia. Ma senza mangio. Microfono non riesce a parlare, se non gli passi il microfono. Ma prima la dottoressa ecco, dice bene una, che voleva, aumentano i problemi nelle... Vuole parlare il professore Bruno. E quindi si è rinviato è meglio. Il microfono al professore. Se permettete, anzi, e visto che si è parlato fino adesso di Mertaccia, segreto, no? E io ho detto che noi abbiamo radicato in noi questo problema, e però non vi ho detto una cosa che è invece importante: il segreto è il potere, quindi attenzione, si fa segreto tutte le volte che si vuole incrementare un nostro potere. Un nostro potere sugli altri. E il fatto che in Calabria, dopo un 2014 penoso, si arrivi ad eleggere uno che non è in grado di fare un consiglio, altro che grigio. Qui stiamo veramente in una situazione drammatica in cui il potere si cerca e si cerca attraverso il silenzio. Sappiate che la democrazia è potere senza segreto. C'è un potere più forte che il potere, quello che conosce bene il nostro amico Costabile, quando dice il potere dell'esistenza, il potere di essere soggetti di democrazia, il potere di dire tutto, perché nulla ci fa paura, possiamo dire tutto. E dire tutto è il potere maggiore, il potere dei veri democratici. Quindi io questo spero, e che il nostro attuale governatore, presidente, voglia cominciare il 2015, ma cominci non avendo timore di nessuno e soprattutto dicendo tutto al popolo calabrese, perché il popolo calabrese deve acquistare coscienza di sé e deve poter dire tutto. Ecco, a proposito di dire tutto, Sagittario, me lo fai... mancano gli ultimi quattro. Ma Sagittario non c'è. Partiamo dal Sagittario. Sì. Volevano toglierlo in questo 2015, ma poi alla fine hanno deciso di inserirlo. È un segno di fuoco, il Sagittario. Sì, un segno di fuoco. Qualcosa di travolgente ti aspetta entro l'autunno, grazie ai magici aspetti di Giove e Urano. Spingi allora sull'acceleratore e sorridi alla vita. Affrettati a sfruttare al massimo i favori celesti, perché in seguito qualche antipatia astrale darà una bella scossa alle tue sicurezze. E poi c'è scritto, condurrai pane e politica con Filippo. Come erano le telerileggi? Le ultime due righe, prego. Perché in seguito... qualche antipatia astrale darà una bella scossa alle tue sicurezze. Sicurezze, no insicurezze. Se l'avevo detto. Andiamo a... No, basta con le antipatie astrale.
Cioè l'abbiamo lasciata alle spalle. Capricorno, ancora. Capricorno. Capricorno, ecco finalmente un'annata beata e molto più prodiga di risultati rispetto agli anni precedenti. Scenderà in pista incoraggiato da un luminoso slancio vitale e dopo una fase di preparazione giocherai tutti i giorni del 2015 per raggiungere traguardi da tempo agognati. Bene. Poi? Acquario. Acquario. Sì, sì. C'è qualcuno dell'acquario? No, mia figlia dell'acquario. Reduce da un anno di contrapposizioni nette e di battaglie spesso stressanti, ora se appartieni alle prime due decadi ti liberi completamente della quadratura di Saturno. Resta in apnea fino ad agosto, quando anche Giove toglierà l'incomodo e poi finalmente potrai cantare vittoria a squarciagola. Che sollievo. Che sollievo. Concludiamo con i pesci. Il 2015 si preannuncia un anno piuttosto complesso. Se ti farai prendere da dubbi e insicurezze e rinuncerai a cogliere la sfida del cielo, correrai il rischio di sentirti fragile, sottovalutato, a volte persino poco fortunato. Solo reagendo con energia scoprirai di possedere una forza inaspettata, così tanta da smuovere le montagne. Abbiamo in sottofondo Figli delle Stelle, ma non faremo adesso Figli delle Stelle. Dobbiamo chiudere, mi sa. Ancora qualche minuto, no? Facciamo una canzone insieme a Nati e Jolly. Non è Figli delle Stelle, vero? Non sarebbe troppo scontato. Sarebbe troppo scontato. Prego. Seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà, tra milioni di persone, lui ha scelto te e non ti tradirà. Io non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò, ma in amore non c'è ragione, perché dubino no, perché dubino na. Oh, mai nessuno mi ha mai detto sono pazzo di te, mai, mai nessuno è grande come te, che metti i tuoi sogni dentro ai miei e riesci ad essere sempre come sei, come sei. Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà, ma in amore non c'è ragione, perché dubbi non ha, perché dubbi non ha. Pazzo di te, mai, mai nessuno è grande come te, che metti i tuoi sogni dentro ai miei e riesci ad essere sempre come sei, come sei. Nati e Jolly, bravissimi. Io adesso vorrei farvi vedere un RVM che riguarda il 2015, una grande operazione dell'Italia per il 2015, e poi vorrei chiedere prima ad Attilio e poi ai nostri ospiti cosa ne pensate di questa cosa importante che ci aspetta. Prego, ecco 2015. L'esposizione universale, meglio nota come Expo, non è una fiera. È un evento globale a elevato contenuto educativo, focalizzato su un tema specifico. La prima Expo si tenne a Londra nel 1851, mentre nel 1889 Parigi costruì per l'occasione la Torre Eiffel. Oggi, dopo oltre un secolo, gli ideali di Expo non sono mutati,
diffondere conoscenza, migliorare la condizione umana, consentire l'incontro tra i popoli e far cooperare gli stati. L'Expo si tiene ogni 5 anni. Ogni nazione realizza un padiglione espositivo che riprende il tema dell'Expo, valorizzando così le sue eccellenze scientifiche e culturali, i suoi prodotti e le sue tradizioni. Oggi sono più di 130 i paesi che hanno confermato la loro adesione a Expo Milano 2015. Nutrire il pianeta e energia per la vita affronta due grandi questioni del terzo millennio. Creare le condizioni per assicurare un'alimentazione sufficiente e corretta per tutti gli uomini e garantire la sostenibilità, cioè mantenere anche in futuro il delicato rapporto di equilibrio tra uomo, terra, acqua e aria. Il percorso offrirà al visitatore innumerevoli esperienze, dall'agricoltura alla scienza, dall'alimentazione all'ambiente. Expo Milano 2015 sarà un viaggio nella storia e nel futuro, un racconto avvincente fatto di percorsi tematici, di eventi scientifici e artistici, ma anche di gioco e di educazione per ragazzi e bambini. Il visitatore si muoverà all'interno di un'area dove predominano l'acqua, il verde, gli habitat di tutti i continenti e le più moderne tecnologie per migliorare la vita umana. Dai padiglioni emergeranno tendenze, stili di vita e tradizioni dei vari continenti, con l'obiettivo di condurre l'umanità verso pratiche virtuose in ambito agricolo, alimentare, ambientale. Expo Milano 2015 sarà anche il luogo dove scienziati, governi, tecnici e imprese di tutto il globo pensano a un mondo sostenibile, dove natura e sviluppo, innovazione e tradizione sono legati. La qualità e la sicurezza del cibo rappresentano il futuro per l'umanità e la garanzia della pace nel mondo. Combattere la fame nel mondo, eliminare le cause della non corretta alimentazione e prevenire le nuove malattie sociali causate dal troppo cibo è il messaggio che Expo Milano 2015 vuole lasciare al pianeta. Filippo, Expo 2015. Sì, credo che hai fatto bene a chiudere così. Come dire, è semplice dire che è una grande occasione. È forse la vera occasione di quest'anno che è iniziato per l'Italia, per dimostrare quello che è in grado di dare di sé e di fare. Ci sono stati tanti problemi collegati ad Expo 2015, problemi anche collegati alla legalità degli appalti. Magari poi credo che Arcangelo su questo qualcosa in più potrà dire, però credo che sia questa l'occasione vera per poter dimostrare che c'è una nazione, c'è un popolo, direi, che è in grado di proporre qualcosa di più significativo. Non so se mi ascoltano o no, se mi hanno ascoltato o no. Sì, sì, ti stanno sentendo. Credo di sì. Sergio, veloce. Sì, dice bene, è una grandissima occasione per il Made in Italy. Dal Expo può uscire fuori una grande Italia, è una grande opportunità per i giovani e per i giovani imprenditori. Professore Bruno. Io credo che sia un fatto importante perché l'Italia usi questa, la sua responsabilità nella direzione di questa Expo per mettere veramente una parola importante sul problema alimentare, che è quello che è uno dei problemi principali, però distinguendo, non facendosi gettare in una trappola. Il problema continua ad essere quello che bisogna dare da mangiare ai poveri, o meglio fare in modo che i poveri imparino a sopperire al proprio bisogno alimentare, e questo è un fatto politico che purtroppo i paesi ricchi non sottoscrivono pienamente, devono imparare a sottoscrivere, a fare qualcosa perché questo avvenga veramente. Arcangelo. Ma io devo andare controcorrente, io credo che l'Expo sia sì, sicuramente una vetrina importante, ma che sia una cosa sovradimensionata,
uno slogan utilizzato di cui sentiremo parlare da qui fino a maggio, ne stiamo sentendo parlare da anni, è un po' come il semestre europeo non è accaduto nulla, non è cambiato niente. Io credo sia un grande argomento, insomma, così utilizzato come slogan un po' da tutti, perché poi non sappiamo cosa dire, utilizziamo questo Expo come un fatto straordinario. Io non lo reputo tale e ripeto, faccio il parallelismo con il semestre europeo che sembrava fosse... Simonetta, se mi improvviso pessimista, sono d'accordo con Arcangelo, perché chiaramente dietro questo, tutto questo, questa organizzazione sembra poi alla fine esserci poco, no? Di, come sostanza. Se invece mi improvviso ottimista, spero che l'Expo sia utilizzato in modo, tra virgolette, scientifico, perché se noi riusciamo a fare veramente qualcosa di serio a livello di informazione, allora veramente noi stiamo facendo prevenzione e possiamo aiutare sia le persone che hanno bisogno di dimagrire, questo lo dico a mio marito, e sia le persone che invece hanno bisogno di ingrassare per sopravvivere. Giancarlo, chiudiamo poi. Sì, l'auspicio che non sia un momento di celebrazione dell'inutile. Una cosa così importante che riflette sui destini del sud del mondo andava organizzata nel sud del paese. Rischia così di essere esclusivamente una delle tante prove muscolari del capitalismo meneghino nel quadro della grande finanza mondiale. Il mondo, il paese, il nostro mezzogiorno non hanno bisogno di inutili vaniloqui, hanno bisogno di fatti concreti, che il capitalismo si faccia un esame di coscienza. Grazie. Ma tu veramente cosa ne pensi? Chiudiamo, vieni. Io, direttore. Mi auguro, facciamo questa chiusura. Io l'immagino e mi auguro che sia una vetrina posizionata sul corso principale del mondo. È una grande occasione o no per l'Italia? Dipende quello che ci mettiamo dentro, perché quella è la nuova Italia. O abbiamo il coraggio di osare e quindi presentarci al mondo con una nuova voglia di fare, recuperando quella che è la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra meravigliosa capacità di... la nostra immensa capacità di inventarci le cose. Allora, o siamo capaci di fare questo o sarà un altro flop made in Italy. Credo però che non ce lo possiamo permettere. Senti, invece questo 2015 come sarà per la nostra televisione? Siamo alle battute finali. Beh, io mi auguro che sia fuori. È andato bene il 2014 per noi, abbiamo avuto una crescita incredibile, questo lo confermano i dati Audi. Penso proprio di sì. C'eravamo, ti ricordi, abbiamo parlato, abbiamo fatto una scommessa e abbiamo vinto, ne abbiamo parlato con Carmela, eravamo io, tu e Carmela. A proposito, facciamo gli auguri di buon anno a Carmela Formoso, dovevo farlo all'inizio, lo faccio adesso in chiusura. Eravamo nella stanza, stavamo discutendo del palinsesto, facevamo delle proiezioni d'ascolto, erano i primi giorni in cui abbiamo ottenuto la diffusione su tutto il territorio regionale, avevamo detto 50.000, siamo a 47. I prossimi saranno, chissà. Guarda, mai dire mai. C'è un vecchio motivo di Claudio Baglioni, come strada facendo. Con i piedi per terra e mettendo le tessere nel mosaico nel momento giusto, al posto giusto per restituire questa immagine complessiva. È una rete dove c'è grande fermento, speriamo che il 2015 ci consegni un pizzico di serenità e di tranquillità in più. Avremo novità in palinsesto, Arcangelo riprende con Drine, questa volta farà la storia dei gangster americani, tutta roba esportata dal nostro bellissimo paese. Filippo continuerà con Pane Politica e poi c'era spazio per Simonetta, avremo altre cose che mettiamo in pentola. Però abbiamo bisogno naturalmente di tranquillità e di serenità. Speriamo che questa regione con
il nuovo governo possa darcela, come dire, possa avere quella spinta necessaria per farla crescere. Questa è una regione dove purtroppo il sistema economico produttivo è molto sfilacciato e poco incentivato, aiutato e stimolato. In conseguenza l'investimento pubblicitario delle aziende è ridotto al lumicino e questo penalizza tutti, non solo noi, penalizza chi fa questo mestiere, chi lavora nei media, carta stampata, televisione, internet, radio e chi più ne ha più ne metta. Ecco, io mi auguro una primavera calabrese da questo punto di vista, perché abbiamo tutti bisogno. Da oggi comincia il 2015, io vorrei ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno fatto fare le nostre produzioni nel 2014. Finalmente buon anno, direttore. Il 2014 se n'è andato. Se n'è. Buon anno. Finalmente. Grazie a te, buon anno. Buon anno a tutti, grazie.